tutte le cime della parte delle Tose, che fanno già parte del gruppo della catena meridionale, che sono la cima Prato Fiorito, la prima, la cima Susat e le Tose, che sono là in fondo. Venendo avanti su quella cresta che vediamo molto netta, c'è la cima Padaiola Alta, la cima Padaiola Bassa, la cima del Vallon, che è quella più grande, enorme, e poi la cima Finestra, che è quella ultima prima di scendere giù verso la Valdagione e attaccarsi al Dolce Sole. Di quelle montagne là in fondo che avevo parlato prima, queste che vediamo davanti a noi sono la cima di Pancuvolo, tanto per dire il nome, e il Monte Ritorto, che originalmente era la cima. Poi abbiamo questa montagna che è il Monte Lambrone, questa che è il Pallo delle Prime che abbiamo qua, dopo andiamo dietro, no? La cima Serodoli, che è anche questa una meta alpinistica, e questa tutta di roccia, quella torre lì è la Rocca di Lambrone, e dietro è il Monte Caldura, quello piramidone, l'ultima prima di chiudersi qua sul Monte Lambrone. Là dietro abbiamo la cima Scarpacò e la cima del Giner. E quella con la neve in alto è la Presanella, 3.556 metri, che è la cima trentina, tutta trentina più alta. 3.556. È la cima tutta trentina più alta. Okay. Poi il Monte Nero, che è quella torre che viene su da... Okay. E là dietro abbiamo il Crosson di Lares, la cresta che va dal Crosson di Lares verso il Passo di Cavento con la Punta Calvi e la cima della Bottiglia, e il Corno di Cavento, che è noto per la Prima Guerra Mondiale, per le battaglie che si sono seguite per